È stata presentata nei giorni scorsi In Armonia, la prima orchestra sinfonica inclusiva d'Abruzzo, nata per volere dell'ENDAS regionale, ente di promozione sportiva, presieduto da Simone D'Angelo. Il progetto, che attraverso la musica vuole creare momenti di condivisione, crescita e inclusione tra individui normodotati e con disabilità, sarà finanziato dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara, diretto da Nicoletta D'Inisio. Un'iniziativa bella e unica, diciamo, la prima che orchestra che include sia i ragazzi disabili che i normodotati, quindi un'occasione veramente unica ed è la prima volta che abbiamo questa musica, questa orchestra, grazie al presidente Simone D'Angelo e che noi subito abbiamo sposato, perché sono iniziative che non possiamo sicuramente perderci. Innanzitutto mettere la musica al centro di un processo di abbattimento delle barriere sociali. Questo progetto è nato dall'ENDAS Abruzzo prima del lockdown, grazie anche all'apporto del maestro Gianluca Planamente, e vogliamo dare ai partecipanti un duplice significato a questo progetto. Innanzitutto quello di sensibilizzare le persone normodotate affinché le persone con disabilità siano considerate al pari e soprattutto siano abbattute quelle barriere sociali che si creano nella società di oggi. E soprattutto vogliamo che le persone con disabilità possano esprimersi al meglio attraverso la musica d'insieme e lo stare insieme.